Buongiorno a tutti. Oggi siamo qua per un'altra ricetta. Oggi facciamo le cotolette di pollo fritte nella nostra friggitrice ad aria. Userò la Clyston 14 litri e userò le nostre teglie, quelle antiaderenti della Princess. Non l'ho mai fatta dentro la Clyston, le cotolette non l'ho mai fatte. Le ho fatte un paio di volte nella InSky. Quindi andiamo a vedere in questa maniera come mi verranno in questa friggitrice. Per 2, 3, 3, 4 persone io uso 3 uova, cioè sono cose molto semplici, che poi ci mettiamo un pizzichino di sale, le andiamo a sbattere e poi le lascio a bagno nell'uovo, che poi vi faccio vedere, lo lasciamo una ventina di minuti, le fettine di carne devono stare lì. E poi le passiamo nel pan grattugiato, metà dose pane grattato e la stessa quantità, metà dose, io ci metto il formaggio grattugiato, così dà più aroma, dà più colore, più sapore, si sente meglio. C'è chi il formaggio lo mette nell'uovo e poi fa la cotoletta, vi assicuro che non è la stessa cosa. Se invece lo mettiamo nel pane si sente di più il sapore e secondo me viene più, dà più croccantezza. Ho provato tutte e due le versioni, in questa maniera mi piace di più. Allora, in questo preciso momento, vabbè, poi la carne, ovviamente, bisogna vedere una fetta a testa, due fette a testa, dipende dalla grandezza. Io farò quattro fettine, direi, perché sono abbastanza grandi. Poi, niente, andiamo a mettere il nostro sale nelle uova, giusto un pizzico. Ok, andiamo a mettere il nostro sale nelle uova, un paio di pizzichi. Io ho messo 3 uova, se poi vedo che non è sufficiente ne andrò ad aggiungere un altro, lo andiamo un po' a sbatterlo, gli facciamo fare un po' la schiumetta, diciamo, bello montato. Poi quando abbiamo fatto questo, un paio di minuti più o meno, io vado molto a occhio, questo vado a occhio quando sento l'uovo bello mescolato bene a modo insieme, mi fermo, e un altro pochino. Ci andiamo a mettere la nostra carne e poi la lasciamo ferma una mezz'oretta. Temperatura ambiente, la lasciamo ferma dentro e poi dopo la andiamo a impanare più tardi. Ora prendiamo il nostro pollo, io uso petto di pollo. Voi non lo so che carne usate a fare le cotolette. Sono belle grandi e anche belle spesse, perché la cottura dipende anche dallo spessore delle nostre cotolette, mi raccomando, perché se è molto sottile, giustamente ci mette meno tempo, se no l'andiamo a seccare troppo la cotoletta, Quindi le andiamo a immergere, quindi guardate anche lo spessore. Più è sottile, più dovete togliere il tempo se io sto facendo una carne con lo spessore grosso, diciamo. Se invece io faccio una fettina di carne che è sottile e voi ce l'avete grossa, è il contrario, dovete prolungare il tempo. Spero di essere stata chiara su questo, Vedete? Sono tutte belle, hanno tutte un bello spessore, Io le metto tutte dentro qui, ne metto 4 perché direi che sono sufficienti. Vedete, le mettiamo a bagno e lasciamo qua dentro una mezz'oretta. Vedi? Mettiamo sotto con la forchetta, facciamo in modo che si bagnano. Sono 4 sberle di cotoletta. Sono belle grandi, direi, Vedete, facciamo in questa maniera. Le schiacciamo un po' che siano sotto all'uovo. Ok, in questa maniera. Ora le lasciamo qua una mezz'oretta, Poi quando è trascorso il tempo io ci vediamo di nuovo che vi faccio vedere che facciamo il procedimento dell'impanatura che tanto la sapete fare tutti e poi procediamo con la nostra cottura. Va bene? Ci vediamo quando è trascorso questo tempo. Trascorso il nostro tempo, andiamo a fare le nostre cotolette. Quindi prendiamo la nostra carne che l'avevamo messa da parte dentro l'uovo e andiamo a prendere il nostro pane grattugiato. Io le dosi non ve le ho dette del pane grattato del formaggio. Se
Saranno circa 6 cucchiai più o meno, perché poi bisogna vedere anche dalla grandezza delle fette e dalla quantità delle fette se abbiamo bisogno. Andiamo ad aggiungere un pugno di pan grattato e un pugno di formaggio, così ci andiamo a regolare perché non sappiamo quanto ce ne servirà. Ok, ora abbasso, così andiamo a fare le nostre cotolette. Come vedete, sono qua ancora. Andiamo a prendere la nostra cotoletta. La facciamo sgocciolare ovviamente, prendiamo un pugno di pan grattato e lo andiamo a mettere sopra, eh? Tanto questa è una cosa che sapete fare tutti, però siccome faccio i video è giusto che facciamo anche questo passaggio. Se mai c'è qualcuno che non le ha mai fatte le cotolette, chissà, c'è sempre da imparare, no? Ok, facciamo in questa maniera, scrolliamo quello in eccesso e lo andiamo a mettere in un altro piatto pulito. Ok? E facciamo così con tutte. Quando abbiamo fatto le nostre cotolette, vedete, sono qua impanate e abbiamo molto uovo rimasto, come vedete, ecco, io sono andata a buttare la forchetta dentro. Come vedete, ce ne abbiamo abbastanza. Possiamo andare a fare la seconda impanatura. La seconda impanatura permette alla cotoletta ad avere più spessore di crosticina, è molto più buona e molto molto meglio. Io l'ho fatta già quando l'avevo fatta nell'Sky, ho fatto la doppia panatura. Questa è una tecnica che mi ha insegnato il mio caro zio, chissà se vedrà questo video, non lo so, è lui che mi ha insegnato questa tecnica della doppia impanatura. Viene più buono, più croccante e la carne è più compatta nella sua impanatura. Io vado a procedere perché mi sono rimaste abbastanza uova. Vado a procedere così poi proseguiamo, eh? Vi faccio vedere la prima che facciamo la doppia impanatura delicatamente. Andiamo a prendere una delle nostre cotolette già impanate, la giriamo veloce, olè. Quando l'abbiamo girata nell'uovo la facciamo sgocciolare bene e la andiamo a passare sopra il nostro pane e formaggio grattugiato in questa maniera, eh? Premiamo, così facciamo comprimere bene, attaccare bene la nostra impanatura perché adesso è diventata doppia. Poi la giriamo e facciamo la stessa cosa dall'altro lato, dall'altra parte. Facciamo la stessa identica cosa, ok? Ora procedo con le altre e poi andiamo a fare la nostra cottura. Ho dovuto aggiungere il formaggio e il pane grattugiato. Ho messo una manciata di formaggio grattugiato e una manciata di pane grattugiato. Ok? Ho aumentato. Quindi io direi che 5 cucchiai sono sufficienti per fare la doppia panatura per 4 cotolette belle grosse. Nonostante che ho fatto la doppia panatura, c'è rimasto un po' di uovo. Allora, in questo caso io vado ad aggiungere e vado a fare anche due frittelline così semplici per non buttare via niente, perché non si butta via mai niente. Aggiungiamo un po' di pane grattugiato con il nostro formaggio e andiamo a fare due frittelline anche oltre la cotoletta, eh? Se diventa troppo duro, ci andiamo ad aggiungere una goccia di latte, però meglio che sia un po' più solido che troppo molle. Ok, vedete? Ecco, in questa maniera facciamo due frittelline di uova per non buttare via il nostro uovo. Ok, ecco qua. Ora vado a sgombro qui, preparo tutto e vi faccio vedere la procedura. Usiamo sempre lo stesso piatto, andiamo solo a togliere il pane grattugiato in più. Ora cosa facciamo? Passiamo la nostra cotoletta qui, l'andiamo a spruzzare di olio. La dobbiamo spruzzare di olio per far sì che il nostro pane grattato prenda doratura e croccantezza, se no ci rimane sbiadito, eh? Andiamo a spruzzare un pochino di olio. Poi col pennello andiamo a tamponare. Ok? Andiamo a tamponare in questa maniera da vederlo bello bagnato dall'olio, vedete? Ora andiamo a prendere la nostra griglia di dotazione e la andiamo a girare al contrario, la parte bagnata deve appoggiare sulla nostra griglia,
così noi poi dopo andiamo a bagnare dalla parte superiore. Quindi prendiamo la cotoletta così e la giriamo, la mettiamo dalla parte bagnata. Quando l'abbiamo messa dalla parte bagnata, andiamo a spruzzare dell'olio anche da questo lato. Ok? Facciamo la stessa cosa come abbiamo fatto dall'altro lato e tamponiamo. Tamponiamo un pochino. Se vediamo che non è bagnata abbastanza, aggiungiamo qualche puff. Ok? In questa maniera procediamo con tutte. La stessa cosa con le frittelline, visto che ce ne stanno due che sono giganti, andiamo a fare la polpetta di frittellina. Quando l'abbiamo fatta, spruzziamo un po' di olio sopra, lo accarezziamo, andiamo a mettere qua sopra e spruzziamo un puff dall'altra parte e accarezziamo in questa maniera. Ok? Il primo vassoio è pronto, vado a preparare il secondo vassoio e poi procediamo alla cottura. E queste sono le nostre cotolette pronte. Faccio vedere anche l'altra. Ok, ora le vado a mettere in friggitrice. Una al piano superiore, l'altra al piano inferiore. Diamo 190 per 5 minuti, così diamo tempo di cuocere la carne dentro. Poi sicuramente dobbiamo alzare per far sì che venga la croccantezza esterna. Vi aggiorno con i tempi, i gradi e tutto il resto. Dopo 8 minuti a 190 gradi andiamo a invertire le nostre griglie e mettiamo 6 minuti a 210 gradi. Chi non ha la friggitrice che va oltre 200 la mette a 200, mentre il primo percorso, il primo step invece di 190 mette 170, ok? Poi vi segno tutto. Dopo 2-3 minuti controllate quelle sotto perché avendo la resistenza vicina necessitano di essere girate. Giratele, se no sotto con la resistenza vicina potrebbero farsi troppo colorate, ok? In totale dopo 16 minuti sono pronte. Le frittelline come le vedete cotte le tirate via, eh? Questo è il nostro risultato. Frittelline e le nostre cotolette. Ora ne assaggio un pezzettino solo, giusto per farvi vedere. Spostiamo le nostre frittelline. Prendiamo un pezzettino di questa. Vi faccio vedere dentro com'è. Guardate, con la doppia impanatura com'è bella. Ok? Molto bella, molto morbida è rimasta dentro, vedete? È proprio succosa, morbida. Brucia però, scusate, eh? Croccante fuori e succosa dentro, come deve essere. Perfetta. Si sente il gusto del formaggio e sono buonissime. Sotto vi lascio tutti i miei dati, i miei canali, dove iscrivervi, seguitemi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche, così ogni ricetta mi trovate, vi arriva la notifica da YouTube e riuscite a venire a vedere il video senza perderlo. Vi lascio gli altri canali, se avete bisogno di qualsiasi cosa commentatemi in qualsiasi canale di quelli che io vi lascio come sempre, vi lascio scritta sotto tutta la ricetta e se le fate fatemi sapere. E ditemi come le fate voi anche, ok? Ciao, alla prossima!